benvenuti ad un nuovo appuntamento con la Voce del Consiglio, la trasmissione che si occupa dei principali temi trattati dall'Assemblea Toscana. In primo piano quest'oggi il tema del CheU, delle infiltrazioni dell'Ndrangheta sul territorio toscano e anche delle problematiche ambientali causate da tutto questo. A tal proposito c'è stata in Consiglio regionale un'interrogazione alla quale in aula ha risposto il governatore della Toscana Eugenio Giani, sottolineando l'impegno della regione con fondi importanti per le bonifiche. La Regione Toscana, seguendo tutti gli iter di legge previsti, ha la volontà di sostituirsi agli enti preposti per le bonifiche dei siti inquinati dal CheU. Lo ha affermato il governatore Eugenio Giani rispondendo in aula a un'interrogazione presentata dalla consigliera Irene Galletti. Abbiamo stanziato 5 milioni di euro nel bilancio di previsione e con la prossima variazione abbiamo stanziato 8 milioni di euro, ha precisato sottolineando come sia necessario seguire le indicazioni normative per potersi sostituire a chi deve fare le bonifiche in modo da accelerare l'iter. È stato interessante sentire il presidente Giani raccontare di quello che è stato fatto nel 2021, cioè quando è emersa tutta la gravità del problema. Peccato che siamo nel 2023 e sentir dire oggi che la Regione Toscana ha investito ben 97.000 euro per uno studio terzo e imparziale che ci dica quello che tutti temevamo già due anni fa, cioè che il cromo esavalente si può generare dal contatto con questo particolato con l'acqua e l'aria. E sapere che adesso, a fronte di questo, si sta pensando solo con la prossima variazione di bilancio di cominciare a provvedere a delle bonifiche è sconcertante, perché ci sono migliaia di persone che sanno che questo materiale è stato sversato nei loro terreni, che può percolare nelle falde dove loro hanno pozzi, addirittura è stato utilizzato per riempimento di tracce a Crespina Lorenzana e soltanto adesso con una variazione di bilancio il Presidente ci annuncia, bontà sua, che verranno fatte anche delle bonifiche per sostituirsi a quelli che sono i responsabili, che certo non è un atto voluto, ma appunto per, grazie a lui verrà fatto secondo tutti i criteri di legge. Peccato che questa azione, che lui ritiene molto efficace, è quantomeno tardiva. Ed un'altra interrogazione ha chiamato in causa nell'aula di Palazzo del Pegaso l'assessore regionale ai trasporti e alle infrastrutture Stefano Baccelli, che ha risposto a proposito della sicurezza ferroviaria alla luce anche di quanto recentemente accaduto a Viareggio e sul tratto fiorentino all'altezza di Firenze Castello, tutti episodi preoccupanti secondo coloro che hanno presentato l'interrogazione in consiglio. Vediamo. L'incidente ferroviario dello scorso 3 febbraio a Viareggio, quando un treno trasportante GPL è stato interessato da un principio di incendio, ha portato i consiglieri Massimiliano Riccardo Baldini ed Elena Meini a interrogare l'esecutivo regionale sul trasporto merci sulle linee ferroviarie, con particolare riferimento al passaggio dei carri cisterna nei centri abitati. Rispondendo in aula, l'assessore Stefano Baccelli ha fatto riferimento alla nota trasmessa da RFI con tutti i dettagli dell'accaduto e ha sottolineato come nel febbraio del 2022 l'Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie e delle Infrastrutture Stradali e Autostradali abbia emanato le nuove procedure per il controllo del rischio e come la Regione Toscana miri a rafforzare la cooperazione tra gli operatori e quindi a sollevare la soglia di attenzione di tutto il sistema. Per quanto riguarda infine le richieste se gli elementi di approfondimento relativi ai fatti accaduti a Viareggio il 3 febbraio scorso possano essere utili per scongiurare in futuro analoghi incidenti, Baccelli ha concluso che la Regione ha ritenuto di richiedere ad ANSFISA e alla Direzione Generale del Ministero uno specifico chiarimento. Lo spirito condiviso da parte di tutti è quello di tenere altissima l'attenzione su una vicenda che, ahimè, a distanza di 14 anni vede ancora un processo non definito e una situazione dove, ahimè, le risposte che vengono da RFI, come anche ci ha confermato stamattina l'assessore Baccelli, non sono soddisfacenti perché ancora non si riesce a individuare, come dire, aspetti strettamente precisi su quelli che sono le responsabilità di questo quadro e soprattutto vicende come quelle del 3 febbraio dimostrano che il pericolo è assolutamente ancora
presente. Da questo punto di vista, quindi, come ho richiamato in aula, è importante che tutte le sedi istituzionali indistintamente, che tutti quanti insieme si lavori per far sì che i cittadini e le comunità non abbiano più a patire quello che è successo a Viareggio nel 2009. Spazio anche alla sanità con un'altra interrogazione che ha visto la risposta in aula dell'assessore regionale alla sanità Simone Bezzini per quanto riguarda in particolare la graduatoria degli OSS, gli operatori socio-sanitari in Toscana. È stata infatti chiesta una proroga. Tutti i dettagli nella replica di Bezzini in aula. Non è in vista alcun concorso indetto da Estar Toscana nella 2023 per l'assunzione di nuovi operatori sociosanitari. E questo perché è ancora in vigore la graduatoria dell'ultimo concorso svolto e lo sarà ancora per svariati mesi. Lo ha affermato l'assessore regionale alla sanità Simone Bezzini, il quale ha risposto in aula a un'interrogazione in merito presentata dal consigliere Marco Stella. Bezzini ha ricordato che gli OSS attualmente in servizio sono 7.389, con un aumento del 34% rispetto al periodo precedente alla pandemia e che negli ultimi mesi sono stati assunti 44 nuovi lavoratori. L'assessore ha inoltre confermato che la Regione ha chiesto una proroga della validità della graduatoria dell'ultimo concorso. Per legge la graduatoria dura 2 anni, ha spiegato, ma la Toscana ha inoltrato un'istanza alla Conferenza Stato-Regioni per prolungare le graduatorie almeno per un altro anno. Questa notizia è una notizia positiva, certo non è una notizia finale, non diciamo che abbiamo vinto la nostra battaglia, diciamo semplicemente che siamo contenti di aver fatto cambiare idea alla Giunta Giani, all'assessore Bezzini e al Partito Democratico. In un primo momento ci era stato detto che la graduatoria andava bene così, che non ci sarebbe stata la proroga, oggi scopriamo, grazie a Forza Italia, grazie al nostro impegno, che su quella graduatoria invece il governatore Giani ha chiesto una proroga di 1 anno. Insieme a tutte le altre regioni. Questo non basta, perché da oggi comincia un percorso diverso. Noi continueremo a sollecitare naturalmente i nostri parlamentari, il Ministro della Salute, affinché ci sia una proroga perlomeno di 1 anno. Noi chiediamo 2 anni, ma perlomeno di 1 anno per tutte le graduatorie che riguardano il comparto della sanità regionale. Questa è una prima buona notizia per le oltre 2.000 persone che sono risultate idonee a quel concorso. Non ci fermeremo qui, continueremo la nostra azione. Lo ripeto, siamo contenti che da una forza di opposizione sia arrivata una sollecitazione all'assessore Bezzini e che grazie all'impegno di Forza Italia l'assessore Bezzini abbia cambiato idea. Parliamo anche di agricoltura sociale in Toscana perché dall'aula dell'Assemblea Toscana è arrivato un sì unanime alla proposta di legge in merito. Sì unanime alla proposta di legge sull'agricoltura sociale che coniuga i processi di produzione con lo sviluppo di interventi e di servizi sociali, sociosanitari, educativi e di inserimento sociolavorativo. Nello specifico, il provvedimento istituisce l'elenco regionale degli operatori denominati fattorie sociali e prevede le procedure e gli adempimenti per lo svolgimento di queste attività, dirette a realizzare l'inserimento di lavoratori con disabilità e soggetti svantaggiati. Inoltre, si dà la possibilità di realizzare sia prestazioni sociali e di servizio per le comunità locali per promuovere lo sviluppo di abilità, di inclusione sociale e lavorativa, di ricreazione e di servizi utili per la vita quotidiana. È una legge molto importante e direi anche molto attesa da tutto il settore, sia delle associazioni di categoria legate all'agricoltura, ma anche del mondo sociale, perché è una legge che modifica una legge precedente dando degli obiettivi ben precisi. Quindi si parla prima di tutto di formazione degli operatori che possono accogliere i ragazzi, dell'integrazione con i servizi sociali e soprattutto di un elenco delle fattorie didattiche, quindi delle fattorie sociali a cui possiamo rivolgersi anche con la somministrazione di cibo e quindi diventa una piccola davvero attività anche di accoglienza e dove ci sarà l'inserimento appunto di persone con disabilità che potranno essere sicuramente messe alla prova sia nel lavoro dell'agricoltura ma anche nel lavoro della somministrazione di cibo. Quindi è un progetto molto bello che parla di integrazione vera a tutte quelle fragilità, riscoprendo un mondo e valorizzando quella che è la nostra bellezza, il nostro paesaggio e la Regione Toscana. Andiamo un pezzettino più avanti rispetto alla legge nazionale, arrivando
dando appunto anche la definizione di questo logo, che sarà riconoscibile e quindi con un percorso di qualità di controllo da parte della Regione Toscana, in modo che ci sia una mappatura di tutte le fattorie in tutta la nostra regione. Chiudiamo con la cultura e l'iniziativa Segni Sacri, presentata in Consiglio regionale per promuovere l'arte e la cultura del territorio tra le province di Firenze e Prato. Unire le forze per far conoscere e valorizzare i propri territori è questa la spinta che anima l'iniziativa Segni Sacri, che porta ad aprire chiese e conventi per far conoscere al grosso pubblico realtà di grande bellezza, ma che spesso non trovano posto nei tour turistici più diffusi. L'iniziativa, presentata in Palazzo del Pegaso, si svolgerà domenica 14 maggio dalle 14 alle 18. Oltre 20 istituti religiosi aprono le porte a turisti, cittadini e fedeli. Un'opportunità per scoprire luoghi inediti e solitamente inaccessibili al pubblico e offrire uno sguardo differente e nuovo su quelli già conosciuti. Un progetto di promozione e valorizzazione dei luoghi del sacro, promosso congiuntamente dai comuni di Signa, Lastra, Carmignano e Poggio a Caiano. Un'iniziativa bella, un'iniziativa importante, fatta da diversi comuni che si tengono insieme a far conoscere le nostre chiese. Le chiese non sono solo luoghi di fede, sono luoghi di arte, sono luoghi di cultura, e renderli fruibili a tante cittadine e tanti cittadini è qualcosa di bello e di importante. Quindi questa conferenza stampa è un modo per far conoscere il più possibile un'iniziativa importante che va nella direzione che noi abbiamo tracciato da tempo. Investire nell'arte, investire in cultura vuol dire investire sempre di più in libertà e far conoscere la nostra storia e la nostra identità. Si tiene insieme l'idea di Toscana che noi abbiamo. 8 strutture importanti, cariche di arte, cariche di bellezza, ma soprattutto rappresentano e vogliono rappresentare un po' l'anima di un territorio ricco, un territorio forte, forte di storia, forte di lavoro, che in qualche modo penso possa essere degno della grande Firenze. Signa, Lastra Signa, Carmignano, Poggio a Caiano rappresentano quasi un unicum territoriale dove in pochissimi chilometri c'è un concentrato, come ho già detto, di storia e di arte. Le opere presenti all'interno delle nostre chiese, all'interno dei nostri conventi, dei nostri musei diocesani, penso possano essere degni di visite anche importanti, però non è soltanto il piano turistico. La volontà di questa nostra manifestazione che vede insieme 4 comuni, ha soprattutto un centro, quella di realizzare un luogo in cui prima di tutto gli abitanti di queste zone si possano rendere conto di dove abitano davvero, e l'altro creare un ulteriore polo di attrazione turistica che possa implementare ulteriormente il già altissimo numero di presenze nei nostri territori. Noi abbiamo tantissime pievi, tantissime chiese, quindi è stata un'operazione di selezione. Il primo anno ne abbiamo individuate 4, andando anche a mettere in questa offerta anche una chiesa nuova, che è la chiesa della Natività, che nasce dopo l'alluvione del 66 alla Strassina e l'espansione del comune, però una chiesa significativa perché accoglie opere importanti che sono quelle del maestro Manzi, e poi altre 3 chiese significative: la chiesa di San Martino a Gangalandi, che nasce sul colle di Gangalandi, che insieme a Montorlando furono i colli che dettero vita alla Strassegna, una chiesa che ha, oltre a un museo di arte sacra, delle opere importantissime con la partecipazione di Leon Battista Alberti, ma anche di Bicci di Lorenzo, che lo ritroviamo poi nelle altre 2 pievi che mettiamo poi anche quelle nell'offerta. San Pietro in Selva a Malmantile e la chiesa di Lamole a Brucianesi.
Questi dunque erano tutti i temi principali trattati dall'Assemblea Toscana in Palazzo del Pegaso. Per quanto riguarda la voce del Consiglio, l'appuntamento è ovviamente per la prossima settimana, sempre su RTV 38. Grazie per l'attenzione e buon proseguimento. Arrivederci.